l'estate, tempo di barbecue, ma sicuramente non qua perché io e il Pink Fluffy Unicorn siamo davanti a Villa Costina e adesso andiamo ad esplorarla. Ecco come si presenta questa villa, appartenuta alla famiglia Costa. Come ogni famiglia che si rispetti, avevano una fantastica cantina dove producevano del vino. Il responsabile del declino di questa casa è stato l'ultimo discendente, un conte, che si è indebitato fino al collo e la banca gli ha confiscato questa casa e attualmente dovrebbe essere l'attuale proprietario, solo che, come potete vedere, le spese di recupero e di ristrutturazione sarebbero decisamente molto molto alte e quindi questa dimora è inesorabilmente destinata al declino e al crollo. È stata occupata da persone senza fissa dimora qualche tempo fa che hanno portato degli oggetti non appartenenti a questo posto e qui li hanno lasciati. Hanno anche arrecato dei danni alle decorazioni, ai muri, magari con del fuoco per riscaldarsi, visto che qui la corrente elettrica non c'è. La famiglia Costa aveva sotto le sue dipendenze diverse persone adibite alla servitù che soggiornavano in appartamenti qua sotto che dopo andremo a vedere e sono anche i meglio conservati perché qui appunto di ben conservato c'è ben poco. Chissà questa macchina a chi apparteneva. E adesso andiamo a visitare gli appartamenti della servitù. Ci sono anche i numeri civici. 3, 4. Ecco i semplici arredamenti che testimoniano la semplicità della vita tra i vigneti di questa zona. L'esplorazione a Villa Costina è terminata, speriamo vi sia piaciuta, quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo.
Seguitemi su Facebook e Instagram come La Malettita Feliz e iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion. Alla prossima esplorazione. Ciao ciao!